Sono Padre Nicola Ventriglia, missionario oblato di Maria Immacolata, cappellano coordinatore per la lingua italiana al Santuario di Lourdes, per presentarvi un secondo modulo sulla formazione. Sono ben contento di farlo ed è una bella occasione per passare un po' di tempo assieme. Essere ospitalier è una vocazione, cioè una risposta ad un appello alla santità. Una delle caratteristiche della santità è il servizio, particolarmente il servizio ai più piccoli, ai più poveri, alle persone malate. L'Evangelista Matteo dice: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. A Lourdes, Maria invita Bernadette a venire qui per 15 giorni. Non per fare qualcosa, e questo è interessante, ma per scoprire un altro mondo. Quest'altro mondo è quello della santità, ad immagine e somiglianza di Cristo, colui che è venuto non per essere servito, ma per servire. Inoltre, anche ad immagine e somiglianza di Maria, la serva del Signore. In questo che noi chiamiamo secondo modulo di formazione, voi, amici carissimi, troverete un breve sviluppo circa l'identità della spiritualità cristiana e della spiritualità dell'ospitalità. È importante appropriarci della nostra spiritualità e per fare questo dobbiamo impegnarci ad approfondire questo aspetto, così da vivere bene questo servizio e la nostra stessa vita da cristiani, da battezzati. E allora la domanda: che cos'è la spiritualità? Per rispondere a questa domanda lo facciamo con questo racconto. La spiritualità assomiglia un po' all'acqua che mantiene l'erba umida affinché essa sia sempre verde e in crescita. L'umidità dell'erba non si vede, ma senza di essa l'erba secca. Ciò che si vede è il colore dell'erba, ma per questo è necessario innaffiarla e curarla regolarmente. Attraverso la semplicità di questa parabola, amici carissimi, una persona cercava di spiegare ciò che è la spiritualità. Ma voi forse vi state chiedendo: ma che cos'è la spiritualità cristiana? La spiritualità cristiana è l'esperienza personale che vive un cristiano che entra in relazione con Dio e la sua verità, la parola di Dio, la Bibbia, cioè la rivelazione di Dio. Questa gioca un ruolo fondamentale in questo processo spirituale. La parola di Dio è sempre un invito all'ascolto e alla messa in pratica della parola stessa. La spiritualità cristiana quindi comporta una scelta. Una scelta di conoscere e di crescere. Crescere nel rapporto quotidiano con il Signore Gesù Cristo, sottomettendoci al mistero dello Spirito Santo nelle nostre vite. Non si tratta allora di una dimensione accidentale della vita cristiana. La vita cristiana non si limita solo all'osservanza di qualche precetto o comandamento, essa è un appello. Un appello a vivere la pienezza di questa vita che trova la sua sorgente nello Spirito Santo, ricevuto il giorno del battesimo. A tale proposito, vi consiglio di andare a leggere e a meditare ciò che ci dice il Concilio Vaticano II nella Costituzione Lumen Gentium al numero 40 sulla chiamata universale alla santità. Il Signore Gesù, Maestro e modello divino di ogni perfezione, dice la Lumen Gentium, a tutti, a ciascuno dei suoi discepoli, di qualsiasi condizione, ha predicato quella santità di vita di cui egli stesso è autore e perfezionatore. Siate dunque perfetti, dice Matteo, come è perfetto il vostro Padre Celeste. Allora, qual è l'identità della spiritualità cristiana? Una spiritualità trinitaria,
una relazione con Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio è il centro, il riferimento assoluto di tutta l'esperienza cristiana. Un Dio che ci ha amato per primo, che per amore ci ha creato e che per amore ci ha riscattati e liberati da tutti i nostri mali e le nostre schiavitù. Carissimi, tutta la spiritualità cristiana prende avvio su tale fondamento. Tuttavia, nello stesso tempo, la spiritualità cristiana consiste nella nostra risposta a questo amore di Dio che vuole santificarci ed umanizzarci. Tuttavia, noi siamo incapaci a rispondere con le nostre sole forze all'appello di Dio. Egli però ci strappa da questa cecità, dalla nostra impotenza, facendoci dono delle tre virtù teologali che sono la fede, la speranza e la carità. Cose che conosciamo, ma forse non sappiamo veramente cosa queste comportano, cosa sono. La fede, proviamo a dirlo, la fede è la virtù teologale per la quale noi crediamo in Dio e a tutto ciò che Egli ci ha detto e rivelato e che la Santa Chiesa ci propone da credere, perché Egli è la stessa verità. Il discepolo di Cristo non deve soltanto custodire la fede e vivere di essa, ma anche professarla, darne testimonianza nella vita con franchezza e diffonderla. La speranza. La speranza è la virtù teologale per la quale desideriamo il regno dei cieli e la vita eterna come nostra felicità, riponendo la nostra fiducia nelle promesse di Cristo e appoggiandoci non solo sulle nostre forze, ma sull'aiuto della grazia dello Spirito Santo. La virtù della speranza, amici carissimi, salvaguarda dallo scoraggiamento, sostiene in tutti i momenti di abbandono, dilata il cuore nell'attesa delle beatitudini eterne. E quindi lo slancio della speranza preserva dall'egoismo e conduce alla gioia della carità. La carità. La carità è la virtù teologale per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa, lo amiamo per se stesso e il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. Gesù fa della carità il comandamento nuovo, dice l'Apostolo Giovanni. Per questo Gesù dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. La carità è superiore a tutte le virtù, è la prima delle virtù teologali. Queste le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte, dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi, più grande è la carità. Allora ci viene chiesto di metterci alla sequela di Cristo. Dio si è rivelato in un modo unico e in pienezza nella persona di suo figlio Gesù. È nostra responsabilità conoscerlo, per metterci alla sua sequela, poiché lo si conosce solo nella misura in cui lo si imita e ci si mette alla sua sequela. Seguire il Signore è la dimensione fondamentale, è la più originale che qualifica la spiritualità cristiana. Essa consiste nel fatto che noi ci mettiamo al seguito di un Dio che si è fatto uomo e che ha assunto in tutto la nostra condizione umana, eccetto il peccato. Quest'uomo, carissimi, è Gesù di Nazareth. Quando noi facciamo di Gesù Cristo, il Dio fatto uomo, il nostro modello di vita, la spiritualità cristiana ci preserva da un cristianesimo idealista e puramente spiritualista. Ci preserva anche dalla tentazione di voler adattare Dio alle nostre personali immagini, alle nostre ideologie o ai nostri propri interessi. Da qui, allora, una vita vissuta secondo lo Spirito.
La spiritualità cristiana è trinitaria. Essa consiste nel seguire il Cristo, il Dio fatto uomo, che ci conduce verso il Padre. Il Cristo, inviato del Padre, agisce oggi, dopo la sua risurrezione, attraverso il suo Spirito, lo Spirito Santo e lo Spirito di Cristo, che ci invita a metterci alla sua sequela. Quando noi parliamo della vita spirituale, non facciamo riferimento ad una vita che è guidata dalle facoltà superiori dell'uomo, ma di una vita che è orientata e nutrita dallo Spirito Santo, che ci trasforma in nuove creature, dice San Paolo. Vivere secondo la carne consiste nel vivere solamente tenendo conto dei nostri criteri umani. Vivere secondo lo Spirito, invece, è vivere tenendo conto del disegno di Dio incarnato nella nostra vita e degli insegnamenti di Gesù. E allora ecco, i doni dello Spirito Santo ci sono dati perché abbiamo in noi la capacità di discernere e di agire secondo gli insegnamenti di Gesù e della Chiesa. Quali sono questi doni? Forse li conosciamo già, ma li ripetiamo. I 7 doni dello Spirito Santo sono la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la scienza, la pietà e il timore di Dio. E appartengono nella loro pienezza a Cristo, figlio di Davide. Essi, questi doni, completano e portano alla perfezione le virtù di coloro che li ricevono. I frutti dello Spirito Santo, perfezione che lo Spirito Santo plasma in noi, come primizie della gloria eterna. La tradizione della Chiesa ne enumera 12, che sono l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la longanimità, la bontà, la benevolenza, la mitezza, la fedeltà, la modestia, la continenza, la castità. La vita nella Chiesa, una componente essenziale della spiritualità cristiana, è la vita in seno alla Chiesa. E questo è importante. Noi facciamo parte della Chiesa, noi facciamo parte di un popolo, di una famiglia, la comunità cristiana, le parrocchie, i movimenti, le associazioni, le fraternità, le ospitalità, eccetera, eccetera, sono la maniera concreta attraverso la quale la Chiesa si presenta come madre e guida della nostra vita spirituale. Noi, popolo di Dio, mosso dalla fede con cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore. La fede, infatti, tutto rischiara di una luce nuova e svela le intenzioni di Dio sulla vocazione integrale dell'uomo, orientando così lo Spirito verso soluzioni pienamente umane. È il Concilio Vaticano II, nella Gaudium et Spes, che fa questa affermazione. E allora la domanda è, a questo punto, qual è la spiritualità dell'ospitalier? Il Nuovo Testamento evoca nel contempo la sofferenza dovuta alla malattia, alla disabilità o alla richiesta di guarigione, ed è il posto occupato da quanti in un modo o in un altro si prendono cura di chi ha bisogno. Queste relazioni che hanno origine dalla sofferenza si sviluppano e si armonizzano attorno a Gesù, accanto a quanti in gran numero vengono a cercare guarigione, liberazione, miracoli. L'attività di Gesù e le numerose relazioni che si sviluppano attorno a Lui ci dicono la sua attenzione verso ogni malattia. Dice l'Evangelista Marco, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati, tutta la città era riunita davanti alla porta, guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Tuttavia, occuparsi di coloro che soffrono non si limita solo al trasporto fino a Gesù, si tratta di un'attività di intercessione
che si dispiega in relazione alla presenza di Gesù. Quando la suocera di Pietro è sofferente, subito parlarono di lei a Gesù. Bernadette Subirus è la prima pellegrina di Lourdes, nello stesso tempo la prima pellegrina malata che si reca alla grotta. Tuttavia, il suo primo incontro con la bella signora alla grotta di Massabiel corrisponde all'inizio di un profondo cambiamento. In quel giorno, sulla strada del ritorno, Bernadette aiuta sua sorella a portare la fascina, non solo per semplice generosità, ma per la grazia appena ricevuta. I gesti di carità che lei compie non dipendono solo da lei. Alla grotta, la presenza di persone malate o disabili e di quanti li servono non passa inosservata. Evidentemente si tratta solo della parte visibile di un enorme iceberg. Oggi infatti la maggior parte dei pellegrini, malati o disabili, che si recano alla grotta non è identificata in quanto tale. Infatti tale servizio fa parte della grazia di Lourdes. C'è bisogno di tempo per vedere la relazione che si stabilisce tra una persona malata e colui che la serve. A Lourdes, ciò che vedono gli occhi umani devono vederlo anche gli occhi del cuore, poiché solo il cuore è capace di comprendere. I gesti di cui a Lourdes beneficiano le persone malate e disabili sono di una impressionante banalità e fanno parte della vita quotidiana. Spingere una carrozzina, aiutare una mano a toccare la roccia, raccogliere un oggetto caduto per terra, sistemare una coperta, niente di complicato. Pertanto questi gesti sono importanti, perché spesso le persone per le quali sono compiuti non potrebbero eseguirli da sole. Ecco perché Gesù si identifica con i malati, con gli afflitti, con chiunque nella prova, fino a dire: ciò che voi avete fatto ai più piccoli dei miei fratelli, l'avete fatto a me. In questa relazione Gesù si identifica non solo con il malato e con chi lo serve, ma egli stesso nel cuore della relazione che unisce queste due persone. Quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Vangelo di Matteo. L'ospitalier, amici carissimi, compie i medesimi gesti di Gesù, buon samaritano, donando la sua vita per la persona che serve. Il malato, che partecipa alla sofferenza di Cristo sulla croce, offre la propria vita per l'ospitalier che lo serve. In tal modo, al cuore stesso della loro relazione, Gesù fa passare l'uno e l'altro dalla loro realtà alla sua. In una simile relazione il passaggio non è riservato ad uno solo, ma è offerto ad entrambe, poiché è vicendevole. Pertanto il malato e colui che lo serve non sono i soli a beneficiare di questa Pasqua. A Lourdes, coloro che vivono questi gesti gustano la presenza del Regno di Dio e danno il cuore in pace e nella gioia. È un'esperienza che non si limiterà solamente a questo luogo e a questi soli momenti. Tutto ciò che è nell'ordine dell'amore è per la vita eterna. Così, ciò che si riceve a Lourdes, amici carissimi, attraverso la relazione con i malati e coloro che li servono, rimane per tutta la vita, rimane per l'eternità.